Alleluia. Accomodatevi. Come state? Amen. Tra poco starete meglio. Alleluia. Quindi stiamo trattando il nostro tema riguardante la fede, ma prima volevo dire alle persone che stanno collegate con noi, nei vostri canali, nei vostri social, di invitare i vostri amici a collegarsi. È un'opportunità per ricevere una parola dal cielo per la nostra vita in questa naturalmente condizione che stiamo vivendo, dove c'è soltanto trasmessa paura e ansia e preoccupazioni. Quindi il cielo ha ragione e noi vogliamo imparare ad ascoltare il cielo. Quindi invitate i vostri amici sopra i social a collegarsi, quindi fate, come si dice, condivisione, non mi viene la parola, condividete, ok, amen. Quindi stavo dicendo, il tema che stiamo trattando è riguardante la fede e stasera continueremo sulla fede, amen. Io domenica scorsa, se ricordate, vi ho parlato di un uomo che si chiama Kenneth Hagin, oggi sta con il Signore, nel 2003 è andato con Gesù, è morto nella sua tarda età, aveva passati 90 anni all'incirca, 80-90 anni più o meno, e quando lui è andato con il Signore, sapete cosa ha fatto? Questo per parlarci di un uomo di fede, perché dopo devo dirvi alcune cose su di lui. Quest'uomo, dopo pranzo, ha salutato la famiglia, però non gli ha detto niente, semplicemente si è andato a baciare la sua famiglia, i suoi figli, e così. Poi si è andato a sedere sulla sua sedia, che di solito si siede per il pomeriggio, e da quel momento in poi non c'era più sulla terra, stava in cielo. Amen, ci siete? Alleluia. Dio gli aveva parlato e ha detto: oggi tu verrai con me. Amen, ci siete o no? Alleluia. Quale morte migliore? Amen. Anzi, dalla morte si passa alla vita. Quest'uomo, vi ho detto che ha fondato 67 anni del suo ministero basandosi su due versi che Gesù ha parlato, e tra poco leggeremo anche noi. Ma sapete, la sua vita è stata una vita abbastanza travagliata. Lui nasce nel 1917, nasce con dei problemi seri fisici, ha un problema di deformazione al cuore, e in quel tempo naturalmente non c'erano le medicine adatte né le cure adatte per poterlo aiutare a vivere. Quindi già la nascita è stata un miracolo. I medici non gli avevano assicurato che lui avrebbe vissuto una vita buona, ai suoi genitori in questo caso, e di conseguenza non gli avevano assicurato una lunga vita. Infatti cosa succede? A 15 anni, sempre per i suoi problemi al cuore, quindi questa deformazione al cuore, non riesce più a fare niente, quindi viene messo in un letto di infermità, quindi non può camminare, non si può muovere, non può fare niente. E dopo un anno di questo duro travaglio, durante quest'anno lui fa 3 esperienze di morte. Per 3 volte muore e ritorna in vita. E la cosa sconvolgente è che quando lui le fa non è cristiano. E in un modo soprannaturale, mi serve. E in un modo soprannaturale cosa succede? Succede che ogni volta che lui muore va nell'inferno. È vero, vede la condizione terribile, tremenda dell'inferno, e dopo alcuni minuti resuscita per 3 volte durante quest'anno, fino a quando nel 1934, quindi la sua età è abbastanza ancora giovane, anzi un anno dopo, scusate, dopo 15 anni, un anno dopo della sua conversione nel 34 incomincia il suo ministero.
Ma un anno dopo, quando aveva 16 anni, fa un'esperienza con Dio, nasce di nuovo. Quindi conosce Dio personalmente. E attraverso questi due versi che hanno caratterizzato poi il suo ministero per il resto della sua vita, ha ricevuto guarigione, si è alzato dal letto di morte, perché i medici avevano decretato morte sulla sua vita, che non ci sarebbe stato più speranza. E poi successivamente nel 34 inizia il suo lavoro ministeriale, quindi apre la prima chiesa, quindi Dio lo usa in un modo potente. I versi che naturalmente l'hanno caratterizzato si trovano in Marco nel capitolo 11, il verso 23 e il verso 24. Quindi Marco 11 dice così, leggiamo dal 22: allora Gesù rispondendo disse loro: abbiate la fede di Dio. Quindi Gesù ci sta dicendo stasera qual è il tipo di fede che dobbiamo avere. Quale fede dobbiamo avere? Lo stesso tipo di fede che Dio ha. Naturalmente il traduttore che traduce la Nuova Diodati, e chi lo traduce hanno il coraggio di dirlo, infatti altre versioni, voi trovate non questa traduzione, ma questa nel greco originale è esattamente così. Abbiate la fede di Dio. Verso 23, perché in verità vi dico, i due versi, che se qualcuno dirà questo monte, qual è il tuo monte? Spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. Perciò vi dico, tutte le cose che domanderete pregando, credete di riceverle voi. Ora, in queste parole che Gesù ha condiviso, sapete, non c'è ombra di incredulità, non c'è ombra di dubbio, non ci sono dubbi, non c'è incredulità, c'è solo certezza, c'è solo fede e c'è solo l'azione della fede. Perché stasera inizieremo a, e voglio mostrarvi, voglio giusto farvi degli esempi e mostrarvi alcune cose, che non è la stessa cosa il credere dall'avere fede. Credere arriva fino ad un certo punto, avere fede va oltre. Amen. Infatti non per caso la Bibbia ci dice che anche il diavolo crede, ma trema. Ok? Quindi una persona che crede non è detto che per forza ha fede. Ma queste parole che naturalmente vengono citate qui da Gesù sono sconvolgenti, perché ci danno una grande certezza. In verità vi dico che se qualcuno dirà questo monte, quindi la fede non è muta, la fede parla. Spostati e gettati nel mare. Qual è il tuo monte? Qual è il tuo gigante? Stasera parla al tuo gigante. Stasera parla al tuo monte. Amen. E dopo che hai parlato agisci, perché questa è la vera fede. Non è semplicemente credere, ma è muoversi in accordo a quello che Dio ha detto. Spostati e gettati nel mare. Potrebbe essere la paura il tuo monte, potrebbe essere un cancro il tuo monte, potrebbe essere il Covid il tuo monte, potrebbe essere una situazione lavorativa complicata e difficile il tuo monte. E Gesù ha detto che devi parlare alle montagne, cioè ai problemi, ai grandi tra virgolette problemi, perché più grande fa il problema più vedi Dio piccolo, ma più Dio lo vedi grande, Dio è grande, più il tuo problema diventa insignificante.
Quindi hai bisogno di parlare al tuo monte e digli esattamente quello che Dio dice: spostati e gettati nel mare, vai via dal mio cammino, dalla mia vita. E poi dice: se non dubita, e non dubita in cuor suo, perché dopo che tu l'hai detto, cosa fai? Ci preghi e poi dove va a ricoverare? E non dubita in cuor suo, ma crede che quando dice avverrà, Gesù l'ha detto, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Perché vi dico tutte le cose, dillo, tutte le cose che sono secondo la volontà di Dio, le domanderai, le chiederai pregando, credi di riceverle e le otterrai. Amen. Una delle modi di pensare sbagliato nella nostra mente qual è? È quello che noi diamo sempre la responsabilità a Dio di fare le cose. Dio già le ha fatte. Gesù già ha compiuto la sua opera. Gesù già ha ottenuto miracoli e guarigioni per la nostra vita e provvidenza finanziaria. Lui già l'ha compiuto. E molti stanno aspettando che Gesù lo fa. E Gesù dice: io già l'ho fatto. Come già l'hai fatto? Sì, già l'ho fatto. Talia solo piglia. Prenditelo. E lì è il dilemma. Perché noi vorremmo scaricarci e dare tutta la responsabilità a Dio. Ma lui già l'ha compiuto. Lui ha detto: te le stai. State tranquilla. Io già l'ho fatto, prenditi tutto quello che già io ho provveduto. Ora ascoltate questa frase: finché Satana potrà tenerti nell'incredulità o mantenerti nella sfera della ragione, io ci credo, ma cosa farà? Fin quando il diavolo ti terrà in questa condizione, ti bastonerà ogni giorno, in ogni battaglia che tu cercherai di combattere, perché non è questa la giusta attitudine per ricevere le cose che Dio ha preparate per la nostra vita. Ma se lo porti nella sfera della fede e gli dici: mo ti faccio vedere, ehi, vieni conmigo, vieni, e lo porti nella sfera dello spirito, sarai tu a bastonare lui sempre. Calpesterete serpenti e scorpioni e tutta la potenza delle tenebre, e nulla vi potrà resistere. Amen. Ora ascoltatemi: Satana non si permette di discutere con te quando tu conosci e vivi il nome di Gesù, perché lui trema e ha paura di quel nome. Il nome di Gesù è il nome che apre i cieli. Qualsiasi cosa chiederete pregando, disse Gesù, nel mio nome, lì parla dell'autorità, voi la otterrete. Dillo: io c'ho il nome. Pure voi da casa ditelo: io c'ho il nome al di sopra di ogni altro nome. Il nome di Gesù è al di sopra del Covid. Amen. È al di sopra del tumore, è al di sopra della depressione, è al di sopra dell'ansia, è al di sopra della paura. Io ho il nome al di sopra di ogni altro nome. Fateci caso, ogni malattia gli danno un nome. Perché? Perché tu c'hai il nome al di sopra. Amen. A ogni uragano gli danno un nome.
ad ogni tempesta, gli danno un nome. Perché? Perché tu hai il nome al di sopra di ogni altro nome. Ci devi credere e devi vivere nel nome di Gesù. Amen. Questa è solo l'introduzione, cari. C'è stato un uomo che ha meravigliato Gesù attraverso la sua fede. Gesù è rimasto meravigliato. In Matteo nel capitolo 8, il verso 10, ascoltate: e Gesù, avendo udito queste cose, si meravigliò. Lo fai meravigliare tu a Gesù? E disse a coloro che lo seguivano: in verità vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. Amen. Era un non cristiano, era un non credente. Sapete cosa ci dice questo? Ascoltami bene. Che Dio ti ha progettato per avere una grande fede. Dillo: Dio mi ha progettato non per avere una piccola fede, una fedina, ma per avere una grande fede. Qui non è il dono di fede, è un uomo incredulo, cioè non credeva, non era ancora nato di nuovo. Ma Gesù cosa ha detto? Che tu sei candidato ad avere una grande fede. Amen. Che Dio ti ha progettato per avere una grande fede. Stasera dichiaralo, dovunque ti trovi, qui o a casa o in altro luogo: io voglio crescere nel mio livello di fede, come abbiamo cantato stasera. Voglio andare di fede in fede. Quando acquisisci questa consapevolezza, ascoltami, vedrai che più cresce il tuo livello di fede, più le benedizioni di Dio giungeranno alla tua vita. Perché non dipende da Dio benedirci, Lui già ci ha benedetti. E nel libro degli Efesi è scritto che siamo stati già benedetti di ogni benedizione nei luoghi celesti in Cristo. Non dipende da Dio, te lo devi andare a prendere. Amen. Quindi quando acquisiamo questa consapevolezza, più cresce il nostro livello di fede, più crescono le benedizioni nella nostra vita, più aumentano le benedizioni nella nostra vita. Dillo: la mia benedizione, voglio sentirvi, la mia benedizione è strettamente legata al mio livello di fede. Più cresce il mio livello di fede, più le benedizioni del cielo scendono nella mia vita. Amen. Gesù è rimasto meravigliato quando ha parlato con quest'uomo. Ha detto: io non ho trovato in Israele con un uomo con una così grande fede. Io sono stato progettato per una grande fede, non per una piccola fede, ma per una grande fede. Amen. Io non so tu, ma io sì. Tu invece? Secondo Pietro 1:5, quello che abbiamo letto anche domenica: avendo per voi per questa stessa ragione anche voi scusate per questa stessa ragione usando ogni diligenza aggiungete alla vostra fede la virtù. Dirò: la fede è la piattaforma, è il punto di partenza dove vanno aggiunte tutte le altre cose sopra. Amen. C'è differenza, dicevamo, tra avere fede e credere. Non tutti quelli che credono hanno fede, perché c'è una differenza. La Bibbia cosa dice? Non è al credere che aggiungiamo, ma è alla
fede che si aggiunge. Qual è la differenza del credere e dell'avere fede? Il credere è convinzione, anche la fede è convinzione. Ma il credere si ferma solo alla convinzione o alla cosiddetta approvazione mentale, mentre la fede va oltre. La fede è convinta, ma dopo che è convinta agisce su quello che Dio ha detto. Non si blocca, non si paralizza, non si ferma, ma agisce. Dillo, io ho bisogno di crescere nella fede. E per crescere nella fede devo agire sulla parola di Dio. Amen. Non soltanto udire. Gesù, Giacomo un giorno ha parlato di questo, ci sono tanti che sono degli uditori, ma Dio ci chiama ad essere dei facitori. Oggi in questo tempo, cari, si sta guardando e vedendo chiaramente chi in tutti gli anni passati, che potrebbero essere 1, 5, 10, 20, 30. E non dipende dagli anni che tu hai nella Chiesa, ma dipende dagli anni che tu hai di fede pura. E vi dicevo, si sta vedendo coloro che stanno cadendo come birilli, perché hanno avuto solo approvazione mentale, solo una convinzione nella mente, ci hanno creduto, ma non hanno mai fatto dei passi di fede. Perché fede non significa solo avere un'approvazione o convinzione, fede è agire. Dillo, fede è muoversi, fede è agire sulla parola. In altre parole, non posso agire e avere fede su qualcosa di cui non sono convinto. Ma il fatto di essere convinto non significa per forza avere fede. Se non agisco è una convinzione, ci siete? Semplicemente è una convinzione. Quindi, aggiungendo alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore agapeo. Quindi se la fede è la base, l'amore è la conclusione. Amen. Quindi non c'è niente che puoi avvicinarti a Dio più, abbiamo detto, dell'amore di Dio. L'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha ricevuto l'amore perfetto e ha l'amore perfetto nel suo cuore, che è l'amore di Dio, gli è rivelato e lo sta bramando e desiderando, sta crescendo nella sua fiducia. Fede pistis, pistis significa una ferma persuasione, ferma persuasione nell'Iddio onnipotente. Amen. Ora ascoltatemi il verso 11. Dopo aver aggiunto tutte queste cose, troviamo secondo Pietro 1:11. Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Dillo, regno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Quando ci andrai? Quando muori? Quando ci andrai? Quando vieni rapito? Quando ci andrai? Già ci sei. Come si entra nella dimensione soprannaturale? Come si entra nella dimensione eterna? Attraverso la fede. Amen. Quindi il regno di Dio è eterno, significa che non ha un inizio, che non ha una fine. Quando inizia? È già iniziato. Amen. Dalla mia nuova nascita sono entrato a far parte del regno di Dio.
Perciò Gesù disse nella nuova nascita: chi non nasce di nuovo non può vedere e non può entrare. È l'inizio. Molti sono solo entrati, non se lo stanno godendo, non stanno vivendo il regno. Perché non lo stanno vivendo? Perché nel regno si vive solo attraverso la fede. Perciò Pietro fa questo elenco e dice queste cose, e inizia parlando di queste cose, e poi più avanti dice questa profonda e meravigliosa realtà. Dillo: il regno eterno non ha un inizio, non ha una fine. Io faccio parte del regno. Amen. Mentre il tempo ha un inizio e una fine. Tutto avviene attraverso un processo nel tempo. Tutto ciò che avviene sulla terra ha un tempo. Infatti in Ecclesiaste è scritto: c'è un tempo per morire e un tempo per nascere, c'è un tempo per seminare e c'è un tempo per raccogliere. La giornata stamattina è iniziata e stasera sta terminando. C'è un inizio e c'è una fine che appartiene a che cosa? Al tempo. Ma nell'eternità non c'è il tempo. Amen. Quindi nel tempo tutto ha un inizio e una fine. Anche la nostra vita ha avuto un inizio e avrà una fine, almeno che Gesù non ritorna prima e ci porta direttamente con Lui. Quindi cosa significa l'ingresso nel regno eterno? Significa entrare nella dimensione dell'eternità. Perciò Pietro sta dicendo che è importante e che poi devi crescere, devi aggiungere alla fede la virtù e così via. Queste cose fanno parte del regno. Ma tu non puoi aggiungere la seconda cosa se non metti la base nella tua vita. Perciò Gesù un giorno, quando ha parlato, ha detto: colui che ha edificato la casa sulla roccia è colui che ha edificato la casa sulla sabbia. Disse: vennero le inondazioni per entrambi, venne il Covid per entrambi, ma uno è crollato e un altro è rimasto in piedi. Perché la casa di uno era fondata sulla sabbia e l'altro era fondata sulla roccia. Amen. Quindi Pietro ci ha detto come funzionano le cose nell'eternità. Quando noi leggiamo il suo capitolo, il suo libro, lui ci spiega come funzionano le cose nell'eternità. Io non ci devo andare nell'eternità, io già ci sono e già oggi devo camminare secondo questi principi. Ma tutto parte dalla fede, dillo: tutto parte dalla fede. Amen. Perciò il livello della tua fede e la qualità della tua fede, il livello e la qualità della tua fede, cosa faranno? Determineranno il livello e la qualità che tu vivrai. A me pensavo faceva tutto Gesù. Gesù ha fatto tutto. Ma credere ce l'ha lasciato a noi, avere fede ce l'ha lasciato a noi. Ha detto: io non posso credere per voi, io ho compiuto tutto, io vi ho messo tutto a disposizione, ma tu devi prendertelo e devi realizzarlo e sperimentarlo nella tua vita. Ora ascolta, ma non andrai mai oltre il tuo livello e la tua qualità di fede. Tutto quello che stai vivendo nella tua vita oggi è la conseguenza di quello che tu stai credendo e hai creduto per la tua vita. A volte come siamo meschini, accusiamo gli altri perché non riceviamo le cose. È colpa tua. Cresci nella fede, perché la qualità della tua vita dipende dalla tua fede,
da quello che stai credendo e da quello che non stai credendo nella tua vita. Perciò Gesù ci ha insegnato che ci viene fatto. Un giorno Gesù ha detto: vi sia fatto come tu credi. Ci sono vari versi nella scrittura, io ne ho trovati, ne ho presi due. In Matteo nel capitolo 8 il verso 13 Gesù disse al centurione: va e ti sia fatto come hai creduto. Tutto quello che ci è fatto è quello che abbiamo creduto, è quello che stiamo credendo. Matteo capitolo 15 verso 28, allora Gesù le rispose dicendo: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi, ti sia fatto come hai creduto, come hai creduto, ti sia fatto come tu vuoi. Domenica, giovedì forse, quando abbiamo parlato del padre, che a un certo punto ha detto: Signore, tutto quello che tu dici, ma io ti devo essere sincero. È stata domenica. Io a volte ci credo, ma a volte non ci credo. Giù le maschere. Giù le maschere. Amen. Perché benedirai la tua vita o farai del male alla tua vita. Cosa ha insegnato Gesù? Come credi, così ti è fatto. Come credi? Quello che stai vivendo è quello che stai credendo. È la realtà, cari. Smettiamola di buttare, di dare la responsabilità a Dio. Se Dio vuole, la fatidica, se Dio vuole darmelo, vuole guarire, guarisce. Se, quindi significa che se non vuole può morire. Ma Gesù già l'ha fatto. Amen. Ci siete? Ma solo io sento caldo, pure voi. Pure voi, studate allora, mamma mia. Spegnete. Dicevo, ma solo sento caldo. Alleluia. Quindi il credere, il credente può ricevere da Dio solo se ha fede in Lui. Dio ha immaginato per ognuno di noi, sapete quale stile di vita? Lo stile di vita della fede. Il mio giusto vive e vivrà per mezzo. Questo è lo stile di vita di Dio che ha ideato per te. Questa è l'idea di Dio per la tua vita. Lui ha immaginato che tu vivi ogni giorno per fede. Voglio farvi un paragone, cari. La fede è vitale. Dillo, la fede è vitale. Cioè, la fede è una questione di vita o di morte. Come l'ossigeno. È una questione di vita o di morte. Amen. Cosa fa l'ossigeno? È vitale perché dà vita al corpo. Cosa fa la fede? È vitale perché dà vita allo spirito. La fede è una questione di vita o di morte. Amen. Perciò Dio disse: il giusto senza fede non può vivere. Il giusto vive. È lo stile di vita di Dio. Da quando siamo nati di nuovo, stavo dicendo nell'eternità, pensando quando ce ne siamo, ma già è cominciata l'eternità, nel regno di Dio si vive attraverso la fede. Non c'è un altro modo per poter vivere. Ci siete? Ebrei capitolo 11, il verso 6. Ora, senza fede, c'è qualcuno che mi sta ascoltando e riconosce che un tempo era senza fede? Io.
un giorno, un tempo sono stato senza fede. Ora, in quale condizione? In quella condizione, senza fede, era impossibile ricevere e piacere a Dio. In altre parole, ascoltatemi, se non hai la rivelazione della fede, cosa fai? Vivi nelle impossibilità. Tutto è impossibile. Ma Gesù ha detto a chi crede, ogni cosa è possibile. Chi ha la rivelazione della fede cambia le sue impossibilità in possibilità. Ora, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Amen. Gesù piace al Padre. Perché Gesù piace al Padre? Tu sei il mio amato figlio, nel quale mi sono. Perché Gesù piace a Dio Padre? Volete saperlo? Perché Gesù parla come il Padre. Perché Gesù pensa come il Padre. Perché Gesù vede come il Padre. Perché Gesù agisce come il Padre. Un giorno Gesù disse: non faccio nulla da me stesso, tutto quello che vedo fare da mio Padre io lo ripeto. Amen. Quando tu parli, pensi, vedi e agisci come Lui, gli piaci. Lui dice: tu sei il mio amato figlio, io in te sono, mi sono compiaciuto. Amen. Tutto questo è possibile soltanto attraverso la fede. Una domanda: come faccio a sapere che sono entrato nella fede e che sto vivendo per fede? Lo volete sapere? Come faccio a saperlo? Perché io posso dirlo: io sto vivendo per fede, io sono entrato nella fede. Ma praticamente come faccio a saperlo? Come faccio ad avere la testimonianza di Dio che io sto vivendo, sto camminando per fede? Ci sono due elementi fondamentali, cari, per poterlo constatare. Il primo è questo: se piaccio a Dio e vivo per fede, ascoltatemi, le mie preghiere vengono esaudite. Ci sei? Quando io vivo per fede, quello che io prego, ogni cosa che voi domanderete pregando, credete di riceverla. C'è l'approvazione del Padre, sta dicendo sì. Confermo quello che tu stai dicendo, prenditi le benedizioni del cielo per la tua vita. Perché? Perché quello che è il modo in cui Dio, perché questo è il modo, quando Dio ce la esaudisce, è il modo in cui Dio ci dimostra il suo gradimento. Cosa significa? Che stai camminando, che stai pregando, che stai credendo secondo la sua volontà. Seconda cosa, il secondo elemento che ci fa capire che stiamo vivendo per fede, sapete qual è? Entri nel riposo. Amen. Chi vive nel riposo vive nella fiducia. Non è preoccupato, non è ansioso. Ogni giorno, fateci caso,
la nostra vita è attaccata. Perciò la Bibbia parla del combattimento della fede. Perché devi comprendere che stiamo in una guerra. E quando tu vivi per fede, nella guerra hai riposo. Amen. Quando vivi nell'agitazione, non stai vivendo per fede. Quando sei preoccupato, non stai vivendo per fede. Perché la seconda dimostrazione che Dio ci dà è il riposo. Perché la Bibbia ci insegna, chi ha creduto è entrato nel riposo di Dio. Amen. Quindi ogni volta che siamo agitati, ci stiamo facendo un cammino, un viaggio fuori la fede. Siamo usciti dalla fede. E questa purtroppo è la dimostrazione. Ora di' alla persona accanto a te, rientra dalla tua agitazione. Pure voi a casa ditevelo, rientra dalla tua agitazione. Vivi nella shalom. Vivi nella pace, non solo. Amen. E stasera concludendo voglio mostrarvi una storia che mi ha lasciato sconvolto. Israele, Filistei, Davide e Golia. Conoscete la storia? Per un mese intero, Golia, questo gigante incirconciso, ogni mattina, per un mese intero, usciva dal suo accampamento con il suo esercito alle spalle, di fronte a sé Israele, il popolo di Dio, i figli della promessa, e insultava il popolo di Dio. Bestemmiava il nome di Dio per un mese intero. Usciva dal suo accampamento più volte al giorno e diceva bestemmie, insultava, per poi arrivare al punto di sfidarli. Non valete niente. C'è qualcuno tra di voi che è capace di sfidarmi? Se voi mi vincerete, noi diventeremo vostri schiavi. Ma se io vincerò, voi diventerete nostri schiavi. E il primo pauroso, sapete chi era? Re Saul. Per un mese intero, cosa ha fatto? Li ha bombardati con parole di distruzione, con parole negative. La fede viene dal... Loro hanno ascoltato Golia. Molti cristiani oggi stanno ascoltando la TV. A parte che non c'è stata una bella notizia. È arrivata una foto in settimana, vuoi sconfiggere il Covid, è un'unica televisione umana che così è. E fateci caso, forse ci farete caso da questo momento in poi, appena che c'è qualcosa, per esempio la rivolta che c'è stata a Napoli, noi non siamo d'accordo con la violenza, assolutamente, però vi dico una cosa, il nostro Stato, se non ci fossero state persone che avrebbero fatto violenza, il giorno prima, l'altro giorno prima, l'altra settimana prima, sono state le stesse persone, nessuno l'ha pensata.
Cioè, può essere mai andiamo arrivati a sto punto? Ma picce cassonetta per ci fa sentire. È vergognoso. È vergognoso. E cosa è successo? Ogni volta che c'è una rivolta in vari posti, vedete, ci sono delle situazioni che succedono, appena che finisce la notizia, subito 24 casi di Covid questa. Oh, ma ho tenuto facita apposta, o fanno apposta. Allora Golia sta parlando ancora, cari. Golia sta ancora di fronte al popolo di Dio e gli sta incutendo terrore e paura. Gli sta dicendo tu morirai. Gli sta dicendo in altri termini tu non realizzerai il proposito di Dio nella tua vita perché io ti distruggerò. E tu gli dovresti rispondere: scusami, ma tu sei più potente di Dio? Vedete, all'epoca Golia, oggi la TV, Golia. Quando vai a casa dici questo è il mio Golia. Boom, boom. Bombardamenti, bombardamenti, qualsiasi programma, Covid, morti, in positivi. La gente sta impaurita. I cristiani, e questa è la cosa più triste, hanno paura. Quello che io vi sto dicendo stasera non vanno sentì, studiano a diretta. Là c'è Golia che ti sta bombardando. Dove stanno i Davidi? I Davide. Davide andò nell'accampamento. Golia, incirconciso filisteo, Israele, e che state facendo? I fratelli spirituali, ma tu sei orgoglioso, sei venuto qua per vedere la guerra, eh? No, vi state, chi ne paura? Io sono venuto qua per ci tagliare la capa a quel Golia. Conoscete tutta la storia. Arriva di fronte a Golia e dice: oggi io ti taglierò la testa e darò il tuo corpo agli uccelli del cielo. Dove stanno i Golia di oggi? Scusate, i Davide di oggi. I Golia ci stanno. Dove ci stanno i Davide che distruggono Golia? Amen. Lui non aveva lancia in mano, non aveva spada in mano, perché lui sapeva che attraverso la sua fede avrebbe abbattuto Golia e con la sua stessa spada, con la sua stessa arma, gli avrebbe tagliato la testa. Questi sono gli uomini di fede di oggi, cari. Dove sono? Dove sono i Davide? Uomini, donne che tagliano la testa a Golia. Chiudete i vostri occhi. Pure voi che state a casa vostra, chiudete i vostri occhi. Ora catamaia rede coto robo coto riad arnaia rede saia. Alleluia. Io voglio farvi sapere una cosa, e ditelo pure agli altri, voi che state qui e voi che state in diretta. In questo luogo non c'è il Covid, c'è il sangue di Gesù che sconfigge il Covid. Diteglielo, diteglielo. Ditelo ai fratelli, ditelo alle sorelle. C'è la potenza del sangue di Gesù. Poi se volete saperlo perché, ve lo spiego in privato. Mi chiamate e ve lo spiego perché. Stasera sei di fronte a una scelta. Vuoi abbattere il tuo Golia?
o vuoi farti abbattere da Golia? Ora catamaia rede cotorrobo corria da rabasnaia. La fede non è solo credere, convinzione è anche quella, ma poi va oltre. Tutti quanti erano convinti nell'esercito di Israele che Dio era l'Onnipotente. Tutti quanti erano convinti nell'esercito di Israele che con Dio si vincono le battaglie. Ma non c'era nessuno che aveva fede, perché nessuno disse: andrò io a combattere contro Golia. Qual è il tuo Golia stasera? Vuoi continuare a lasciarti, a farti parlare dal tuo Golia? O gli vuoi parlare? E gli vuoi dire qualcosa? Se gli vuoi dire qualcosa, diglielo stasera. Forse quello che sta tartassando la tua mente, il tuo cuore, la tua vita, sono tutte queste menzogne della malattia, della morte, della povertà, della miseria. Tu sei popolo di Dio. Questo non è il tempo della povertà e della miseria, della malattia e della morte. Questo è il tempo di aprire la nostra bocca e di proclamare la vittoria della croce e del sacrificio di Gesù.